Bene, un cordiale buonasera da parte di tutto il Coro di Saint-Vincent a tutti voi. Permettetemi prima di presentare il Virani, un piccolo inciso. Nel 2004 il Coro di Saint-Vincent per la prima volta saliva su questo palco, le Floralie, sotto la direzione del maestro Corrado Margotti. Oggi, dopo 10 anni, è ancora qui con noi e siamo tutti felici di festeggiare questi primi 10 anni, speriamo, quelli più coraggiosi. Speriamo che tra 10 anni sia ancora qui, magari cambieranno senz'altro qualcuno dei coristi, ma lui magari con un po' più di pancetta, così, dovuto all'età, e qualcos'altro, speriamo che sia ancora con noi. Grazie Corrado. Bene, il primo brano in programma è una composizione del compianto Giuseppe Cerutti, o più semplicemente Pino, per chi ha avuto il piacere di conoscerlo, ed è tratto dalla raccolta Chanté en chœur del 1987. È un ode all'amore. Benché il brano sia relativamente corto, bastano poche frasi, poche parole per evidenziare tutta l'intensità di questo sentimento, tutta la devozione di un amore profondo, senza limiti, che riempie l'animo di un qualcosa di non comune verso l'amata. In poche parole, un amore d'antan, d'altri tempi, un amore alla Paolo e Francesca e Giulietta Romeo, tanto per intenderci. Oggi si dice che l'amore dovrebbe essere molto più pratico, magari iniziare con una chat, come si usa in questi tempi, e finisce poi magari con un SMS. Ma se siamo sicuri che alle nostre signore piaccia veramente questo? A voi chanson d'amour. J'aime le soleil, j'aime les montagnes, l'obscurité qui m'entoure la nuit, le vent, j'aime l'amour. J'aime le monde tout entier, mais surtout j'aime celui qui m'a donné tout ça. Il testo in francese di una signora vissuta nel XIX secolo di Saint-Vincent,
Lucie Deano di Moreau e successivamente musicata per noi da Corrado Margutti nel 2003. Una curiosità, il brano nel 2012 è stato scelto quale pezzo d'obbligo ad un concerto internazionale di cori svoltosi a Singapore. Cambiamo decisamente modo e canzone molto più leggera, molto più così tranquilla. Era nato poveretto,
con sottotitolo Per un piatto di maccheroni. È un canto burlesco che trae le sue origini dalla vita militare. Per il protagonista nulla valse quanto un piatto di maccheroni. Con essi si può vincere anche la guerra. L'andamento melodico, scritto da quel grande pianista che fu Benedetto Arturo Michelangeli, è straordinariamente vivace e la ritmica aderisce perfettamente all'innocua canzonatura. A voi era nato poveretto. Si dice che oggi come oggi le favole non piacciono più a nessuno, neanche ai bambini. Però io credo che viviamo ancora molto di favole. Ad esempio le favole se le racconta il pensionato, quando la sera va a dormire e spera che il giorno dopo gli diano un po' di più di pensione. Oppure il giovane che dice domani vado a cercarmi un posto di lavoro, chissà che non lo trovo fisso. Così, sono favole. E tanto per stare in tema, una favola che parla di una principessa. Avete presente quello sketch televisivo dove si vede una principessina che con un rotolo di carta, simpatico quanto comodo, infila dentro i messaggini e poi li butta fuori dalla finestra? Sembra che la nostra principessa della canzone non sapeva ancora che esistessero quello. Allora si limita la sera a cantare dalla finestra tutta la sua disperazione perché è imprigionata in una torre. Lo sente un usignolo e viene lì, cerca di consolarla come può e dice: ma dai, non fare così, vedrai che le cose poi andranno meglio. Canta oggi, canta domani, alla fine l'usignolo viene a posarsi sulla mano della principessa. La principessa lo accarezza, lo stringe al seno e paf! Il l'usignolo si trasforma in un bel principe. Sembra che da allora tutte le ragazze del paese la sera cantino alla finestra, aspettano il loro usignolo.
Il brano fa parte della colonna sonora di un film francese, Le Chanteur du Mexico, diretto da Richard Potier e interpretato da Luis Mariano e da quel fenomeno che era Bourvil, che parecchi di noi, diversamente giovani, come si dice adesso, si ricordano. Traeva spunto da un'operetta che debuttò nel famoso teatro du Châtelet nel 1951, sulle parole di Raymond Ensi, la musica di Francis Lopez, che all'epoca musicò altre famose canzonette che furono rapidamente sulla bocca di tutti, quale Mexico, Acapulco, Il est un coin de France e altri brani. Bene, a voi Rossignol de Mes Amours. Peut-être.